Record per il Policlinico di Bari. In appena 7 giorni, infatti, sono state eseguite 6 operazioni chirurgiche di trapianto di rene, di cui 2 da vivente, con la donazione dell'organo arrivata da familiari dei pazienti. L'ultimo trapianto ha riguardato un uomo di 53 anni, in dialisi da quasi 4, che ha ricevuto il rene donato dalla sorella, un'avvocata 52enne. Si è trattato di una coppia, fratello e sorella, con gruppi sanguigni differenti, cosa che in passato rappresentava una barriera assoluta al trapianto. Il paziente, prima dell'intervento, ha seguito una preparazione farmacologica per evitare il rigetto dell'organo. A eseguire i trapianti è stata l'equipe del professor Pasquale Di Tonno, direttore dell'unità operativa di urologia del Policlinico di Bari. Per i trapianti da donatore cadavere, invece, eseguiti dal professor Giuseppe Lucarelli, coadiuvato da una serie di medici, gli organi sono stati prima introdotti nelle macchine da perfusione, che consentono una migliore ossigenazione dell'organo e un miglior risultato funzionale dopo il trapianto. In questi ultimi mesi ci sono delle novità, nel senso che abbiamo le donazioni da donatore vivente vengono fatte in laparoscopia con l'ausilio del robot, minimizzando quindi il trauma chirurgico e consentendo una dimissione molto rapida e una ripresa, diciamo, lavorativa, diciamo, del donatore. L'altra particolarità è che grazie ai nuove conoscenze sull'immunosoppressione, riusciamo anche a trapiantare, come è successo in quest'ultimo caso, soggetti che hanno un'incompatibilità per gruppi sanguigni.